Something inside is burning me. I cannot find what I can see. It could be too. Eccoci con il nostro appuntamento di attualità e istruzione con Gazzetta dell'Irpinia, Web TV e Campania Tube Channel con il nostro programma Passa la Notizia. Allora ragazzi, perché stiamo scioperando? Allora perché noi vogliamo mantenere la nostra sede, che è una sede storica da oltre 100 anni, e noi siamo solidali con il De Luca, vogliamo dare loro delle classi, però non vogliamo che sia tolta la nostra sede, che è una sede storica. Quale? È l'Amabile, la Luigi Amabile. Pensate di ottenere qualcosa? Di certo noi lottiamo sempre. E anche se c'è stata già la firma, noi comunque continuiamo a lottare, sì. E speriamo di cambiare qualcosa, non siamo sicuri, però speriamo di cambiare qualcosa veramente. Qualcuno sta trattando? Sì, sono saliti dei nostri rappresentanti, sia della Luigi Amabile sia dello scientifico del Mancini, e sono saliti appunto in provincia e stanno cercando di trattare. Adesso tra mezz'ora massimo, un'ora, ci diranno cosa hanno ottenuto. Avete scioperato liberamente? Allora, noi già volevamo scioperare da settimana scorsa, però abbiamo aspettato il sì della Digos, perché noi scioperiamo con il permesso, cioè non scioperiamo così. Vogliamo fare le cose con regola, diciamo, perché questo è un nostro diritto, scioperare è un nostro diritto, mantenere la nostra sede, appunto. Grazie. Prego, prego. Salve, lei è un insegnante? Sì, sono un insegnante. Che cosa vogliono dimostrare questi ragazzi in questa occasione? Allora, i ragazzi in questa occasione adesso sono anche pochi, perché prima erano molti di più, il caldo, stanno da tante ore a manifestare il loro dissenso in relazione a un modo di gestire le cose che è calato dall'alto. In realtà quello che viene, diciamo, sottolineato è che in questo momento si chiede a tutte le scuole dei traslochi forzati, che derivano probabilmente anche dei motivi giusti, perché nessuno vuole dire c'è una scuola più importante, una scuola meno importante, ci deve essere collaborazione tra le parti. Però questa soluzione coatta, cioè di continui e velocissimi cambiamenti, non è stata ovviamente ben digerita. Quali istituti sono presenti questa mattina? Allora c'è l'Istituto Amabile, c'è qualcuno del liceo scientifico e non so se ci sono, abbiamo visto qualche ragazzo che però è venuto spontaneamente, e mi hanno detto che c'era anche qualcuno del liceo d'arte. Grazie. Prego. Ragazze, cosa vuol dire questo slogan? Vai. 100% Amabile è la nostra scuola, la scuola in cui ci sono da 4 anni, quindi non si possono buttare così gli anni, non si possono buttare così tutte le cose che abbiamo passato, cose belle e cose brutte, tanto studio, tantissime cose per creare la nostra scuola al meglio, e non si può distruggere in questo modo. Noi lottiamo per i nostri diritti, perché dobbiamo difendere la nostra scuola e tutto quello che ha a che fare. Noi siamo solidali verso il De Luca, ma la nostra scuola non si tocca. Noi possiamo anche aprire le porte al De Luca, questo non lo neghiamo a nessuno, però noi non ce ne possiamo andare dalla nostra scuola. Io sono della Scandone, di via Scandone, del Mancini, liceo scientifico, e noi stiamo lottando con tutte le forze oggi perché la nostra scuola probabilmente è agibile. Noi non abbiamo le carte, però noi vogliamo le carte, che se dobbiamo andare da loro ci devono dare l'agibilità, perché noi non possiamo rischiare la vita per dare il diritto allo studio ad altri. Prima il diritto della vita, e questa è la nostra scuola. Scuole decadenti, fondi inesistenti, a pagare sono gli studenti. Non mi sembra una cosa affatto giusta. Ciao, di quale istituto sei? Siamo dell'ITE Luigi Amabile e siamo qui in protesta questa mattina per il decreto che è stato deciso che la nostra scuola verrà persa, in poche parole, e noi siamo gli unici che ne trarremo, diciamo, la peggior parte, se si può dire, poiché il De Luca, che deve adattarsi alle nostre, diciamo,
È stato spostato al Mancini in via Scandone, di conseguenza il Mancini verrà nella nostra scuola e noi saremo, diciamo, costretti a trasferirci nella nostra succursale che si trova a via Morelli e Silvati. Noi diciamo no, perché? Perché trattando il fatto che sono anni che si voglia unificare il Mancini, in poche parole, come tutti sappiamo, mettendolo tutto in via dei Concili, hanno sfruttato l'occasione, che è ben colta, diciamo, appunto per unificarlo. Noi siamo solidali verso il De Luca, poiché appunto sono dei ragazzi come noi, hanno il diritto allo studio, anche loro. Offriamo 7 classi della nostra succursale. Penso come noi ci siano altre scuole che hanno a disposizione delle classi, quindi diciamo che loro devono adattarsi per il diritto allo studio. Noi mettiamo a disposizione le classi, ma non vogliamo spostarci e non vogliamo perdere la nostra sede, che è storica, da oltre 100 anni. Grazie ragazzi. Prego, prego. E quando riguarda il nostro slogan, noi li accogliamo ma non ce ne andiamo. Ragazzi, allora, com'è andata? Non sappiamo ancora niente. Stiamo aspettando, come vedete. Noi però crediamo che il diritto allo studio debba essere assicurato a tutti gli studenti. E noi, che siamo del Mancini, della succursale, chiediamo con gran voce che i documenti di agibilità e di staticità dell'amabile, prima del trasferimento, noi non ci trasferiremo finché non avremo questi documenti. Documenti che ci servono, in quanto noi non vogliamo trasferirci in una scuola che noi crediamo sia agibile, in quanto nuova, una nuova scuola costruita da poco comunque, e noi crediamo che sia importante non trasferirci in quella scuola nuova, in una scuola costruita nel 1934. Questa scuola costruita nel 1934 è comunque una scuola più vecchia del De Luca, che invece è stato costruito nel 60, quindi non ci possono dire che il De Luca non è agibile mentre invece l'amabile sì. A noi sembra un'assurdità. Quindi stiamo aspettando. Una cosa sicura c'è da dirla, prima del diritto allo studio c'è il diritto alla vita. Ed è assurdo pensare che per il diritto allo studio uno studente deve perdere la vita in un evento catastrofico. Quindi noi lottiamo appunto per il diritto alla vita e anche per il diritto allo studio, perché studiando noi dobbiamo essere sicuri di andare in delle strutture che sono agibili, che ci permettono di andare in sicurezza la mattina a scuola con tranquillità. Perché con il diritto alla vita non si scherza con queste cose. Noi comunque siamo solidali verso il De Luca, noi non diciamo andatevene via, il problema è vostro. Noi siamo pronti ad accoglierli, però non a cedere una struttura agibile per poi recarci in una struttura che probabilmente non lo è. Noi li accogliamo ma non cediamo, ospitiamo ma non vogliamo cedere. La serietà sta in questo, sì.